Bambini! Oh, c'è un animale! Ciao bambini, benvenuti in questo aperitivo. E adesso risponderemo alle vostre simpatiche domande dopo questo timelapse. Ora è dritta? Sì, la mia domanda è, deve ancora partire l'aperitivo e voi mi avete finito tutti gli snacks e le noccioline. Bambini! Nel frattempo che ho chiesto le domande, l'aperitivo... Sei andato. Comunque. Ciao bambini! Io direi di non allungare troppo la faccenda. Esatto. La qui presente Sabrina ha scelto delle domande vostre che avete insomma scritto nell'ultimo post. Voi bambini! A cui andremo a rispondere. Chi? Con grande felicità. Vedremo chi. In teoria le domande sono per Pio, non sapeva che ci fossero anche io, te, la sera. Immagino il tavolo. Come abbia selezionato le immagini. Di solito sono domande. No. Quanti gatti ci ha lasciato? Non è vero, sono domande intelligentissime. E io partirei subito dalla prima. Che schifo! Partirei subito dalla prima che ho scelto. Ovvero, quanti tatuaggi avete? E poi ce lo chiede Giada, quindi salutiamo Giada. Ciao Giada. Ciao Giada, ciao bambina. Ci adora tantissimo. Io ne ho tre. Solo tre? Bambina solo tre. Giada. Uno, due, tre. E devi spiegarli però, non è che io davvero, due, tre. Davvero, devo certo. Raccontarli. Il primo, il Dumor. Fai c'è di un più. Video dedicato che consiglio qui appare, giusto? Nelle schede. Se fare ti, consiglio ti nelle schede. Sopra Sabrina. Mi sto grattando il sedere. Il primo che ho fatto in realtà è questo, una matita che suona la chitarra. Si vede? Non so, si vede. Perché le mie passioni all'epoca scusa. Erano appunto il disegno e la musica. Ogni scusa è buona per mostrare il biccio. A proposito, avete presente la mia intro? Tun turun tun tun tun. Me l'ha fatta lui con la chitarra, cioè si è messo lui con la chitarra a fare quelle piccole note. I bambini non ne frega niente, via. Bambini! Va bene, poi ho quella del mio cane che surfa su uno snowboard. Giulio, i tatuaggi che hai? Due, uno e mezzo. Uno e mezzo direi. Un sole sotto il piede, mezzo sole sotto il piede. E chissà con chi se l'ha fatta il sole sotto il piede e? Un alieno di Toy Story nella caviglia. E chissà con chi se l'ha fatta l'alieno di Toy Story nella caviglia. Io raga dovreste saperlo, ne ho un cuore qua, ho le braccia, le dita, le cosce, il piede, la caviglia. Ho un sacco di cose che... Prossima domanda. Perché ho una foto della mamma di Andre? Tra le domande puoi farla vedere? Sì, questa è la mamma di Andre. Ciao, salutate Antonella. La mamma di Andre. Allora, qual è la prima cosa che hai pensato quando hai conosciuto Sabri e io aggiungo e Giulio? Mai incentrate su di lei, per niente però. No. Dai, qual è la prima cosa io che hai pensato? Che così. È tipo un senso di angoscia. Perché angoscia? Di ansia. Di ansia. Di angoscia. Perché? Di malessere. Ma come? Oh mio Dio. Ma fisico mentale il malessere. Si è detto no, devo disconoscere questa persona. Ma aspetta, parli di Giulio? Parlo di Giulio. Ah, ok. Invece di me? Uguale. Ah. Forse al quadrato aggiungerei. Grazie. Cosa hai pensato quando hai conosciuto Pio? La domanda era Pio cosa hai pensato quando hai conosciuto Giulio e Sabri? Giulio e Sabri cosa avete pensato quando avete conosciuto Pio? Vabbè, ma io voglio sapere cosa hai pensato quando hai conosciuto Pio. Era una testa di... Ha pensato che eri un bravissimo ragazzo. L'ho odiato. Io quando ho conosciuto Pio mi ricordo che era tanto 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 timido e non dava confidenza a nessuno. Bambì. Ma con me si è già sbloccato il primo video, ti ricordi? Abbiamo disegnato la Sabri Cibi. Ma non è vero, non si sentiva niente. Alberto. Sì. Sembra che non parlasse. Sono riuscita un po' ad aprirsi. Ci piace. Ciao ora ragazzi, invece, bentornati ragazzi, che trovo... è l'anima di... è un po' l'anima di chi? Della peoritivo. Della peoritivo. Prossima, dai, prossima. Ciao, Leo, hai una ragazza? No, veramente no. In direct vedete se siete interessate, no. Però molti magari non sanno che tu hai un figlio. Sì. E sarà nato da qualche parte questo ovvio. Figlio. Tutto il cavolo. Sì, questa persona è ovviamente la persona con cui ho avuto la relazione più importante, no? Di mia vita. Ovviamente. Di your vida. Esatto. E da lì è nato Topi. Quindi niente, sono cose leggermente private. Ancora. Ma la mia domanda è, prima o poi vedranno Topi in faccia? 500.000 iscritti. Farò il Draw My Life almeno. 500.000, sono sì, tantissimi. Non importa, si punta sempre in alto, ambizione. Peo, anzi in realtà questa qua è multipla. Come avete iniziato a fare video su YouTube?
Inizio io quando facevo l'università disegnavo moltissimo, grazie a motorino. Stavo per dire, è passata una moto. Ripartiamo. Tu quando facevi l'università disegnavi moltissimo. E dicevo, siccome guardavo tanto YouTube, forse è il caso che anch'io metto i miei disegni, quello che faccio, e mostro, provo a mettermi in gioco, a farmi vedere, così ho semplicemente per curiosità iniziato a registrare i miei disegni. E così è stato. E poi come hai fatto a diventare Peo? Piano piano disegnando, qualcuno mi ha notato, tra cui anche Vegas, Giuseppe. All'epoca aveva 7000 iscritti, poi Sasha. Ah, parliamo proprio degli albori. Sasha quando mi ha notato ha 70.000. Ok. Ah, perché tu gli hai fatto la prima maglia, quella. Brava. Quel tuo storpio oscena, era bruttissimo, la sua. Sì, ma il disegno originale non era mio, lui mi ha chiesto solo di digitalizzare un disegno. Ah, non era tuo il disegno? No, sì. Ah, ok. Ecco perché. Ok. E così via. Giulietto, poi è partita la musica, proprio qui, ora. Proprio qui. Qui, ora. Vabbè, non devi mettere la musica nel video perché c'è già in automatico. Non so se ci sentirete più, speriamo. Dal copyright. Giulio, come hai iniziato a fare i video? Era un'idea che mi balzava da un po' per la testa, si è capito, no? Sì, poi? E sono sempre stato comunque appassionato degli streaming. E poi ho, cioè, dopo io non so esprimermi bene. Perché? Perché? Perché non sai esprimerti bene? Perché non sono studiato. No, poi? Dopo in pratica mi sono rinterfacciato con un'amica che aveva qualche iscritto. E in pratica questa amica mi ha detto: cavolini, sei davvero simpatico. Perché non apri un canale YouTube? E questa sua amica era una ragazza bellissima, intelligentissima, era una racchiona, davvero simpatica. Babbuino. Ovvero io. E quindi ho fatto aprire il canale a Giulio dopo averlo fatto aprire anche ad Andre. Sabrina l'avrà aperto perché soffre sempre, da sempre, di mania di protagonismo, questo lo sappiamo. Non si nota in questo video. No, è più avanti un metro di tutti. Ehi, ciao. Almeno mi sentono bene, Peo. Ehi, prego. Questa un po' l'abbiamo già presa, ma mi serve la seconda parte. Qual è stata la prima impressione che hai avuto nei confronti di Sabri e Giulio? Ti sei trovato bene con loro? Avete con l'H? Avete mai litigato pesantemente? In realtà no, abbiamo mai litigato? Neanche vagamente. Neanche con quella volta che ti ho tirato un pugno nel naso? Per gioco? No, effettivamente no. Non abbiamo mai litigato. E quindi ti sei trovato bene con un bel pezzo di manzo e una bella pezza di manzo? Io ho una proposta. Vai. Se questo video arriva a 100.000 mi piace, proviamo a rompere un bicchiere cantando Ave Maria. Tu sai 100.000 quanto è? Arrivano i miei, se proprio devono essere i miei. Se questo video raggiunge 500 like, no, spaccheremo questo bicchiere. I 5.000 like, rompiamo il bicchiere cantando. Però ci fai. Stai stonando la mia canzone. Sai che ha una voce più angelica lui? Non ci vuole molto, eh? La domanda del secolo, Pio. La domanda del secolo a cui tutti devono rispondere: il tè alla pesca o al limone? Pesca. Sì, lo so che tu sei per il limone. No, io ho le mie teorie. Quali sono? Allora, la mia teoria, allora, io non ho una risposta fissa perché varia in base alla temperatura e alla marca di tè. Dammi la il 5. Cosa? Dammi il 5. Cos'è il 5? Questa è la risposta corretta. Non è un 5 questo. La stretta di mano. Ma cos'è? Ma tu è la pesca. Ma tu hai sbagliato, non infatti, darci il 5. Non lo vogliamo il 5. Non sei nella gara. Allora, in pratica, io sono dell'idea che dipenda molto dalla marca, nel senso che se è sta tè può essere sia pesca che limone. Bevi Fuse Tea, è buono. Ma che Fuse Tea è molto buono, hashtag sponsorizzato. Allora, avanti, tra tutte io metà preferisco... Metà inquadratura, ti copre. Metà inquadratura e Sabrina. Non so. Tra io e Giulio. Allora, io preferisco il limone. Però in alcune marche è molto buono la pesca e dipende dalla temperatura e dalla stagione. Ma è quello che ho detto io. Esatto, ho ribadito. Ma copiato. Veo un pregio e un difetto di Sabrina e un pregio e un difetto di Giulio. Cioè di Giulio non c'è. Solo di Sabrina. Vabbè, l'ho aggiunto io perché ti voglio bene. E noi lo diremo di te. I bambini fanno schifo. Allora, iniziamo noi. Il pregio di Peo è sa che... Sa disegnare bene. Anche io sto mettendo la palla troppo banale. Non siamo scontati. Allora, non siamo scontati. Il pregio di Peo è che riesce ad adattarsi alle situazioni. Ah, okay. Ti piace? Mi piace. Ok. È sincero? È sincero. Il pregio di Peo è che è un... Il pregio di Peo?
pregio di Preo è che è un creativo assurdo. Quello si sapeva. Ha molta creatività e fantasia. E un difetto di Preo è che la voce è bassissima e quindi dovrà mettere molto spesso i sottotitoli in questo video. No, non li metto mai perché io so controllare benissimo l'audio. Lo immagino. Il difetto di Preo è che è cubano, ma vuol dire che è colombiano. Esatto. Ecco. Ogni tanto anche brasiliano. Un pregio e un difetto di Giulio, Preo. È bello, bello un in pregio, modo assurdo. Un pregio di Giulio. Non ne ho. Vale, ti stai pensando mi troppo. Fa, mi fa ridere come nessun altro. Il difetto è che mi fa anche cringiare. Mi fa anche cringiare come nessun perché altro. Perché io sto col dire nella piega. È infilare il coltello nella piaga. È rabbrividire. Rabbrividire. Cioè nel senso prego... dire un qualcosa che so che gli dà fastidio. E puoi dire due pregi su di me. Il difetto. I due difetti di Sabri. Bambini. È che non so dire bambini. Il difetto di Sabrina, uno, è che è molto monotasking. Tu magari sei convinto che stai parlando con lei, ma, lei ma se lei in quel momento non è connessa, non è connessa. Raga, sono monotasking. Se faccio una cosa non riesco a farne un'altra. Sì, ma no, capisci che è sbagliato. Ho capito. E il mio fantastico pregio? Che è molto generosa. Che ha delle protesi americane nel corpo. Le migliori. Cosa c'entra? Vediamo se ho preso qualche altra domanda. Peo, hai mai vinto una sfida con Andre, Sabri e Giulio? No. No. No, no, mai vinto. Spieghiamo ma. Il ma. Presto. Va presto. Presto o tardi. Peo ha un problema. Come in ogni shonen che si rispetti, io sarò il re delle challenge. No, è che Peo non regge la pressione. No, in pratica basta che io lo fisso e... E lui perde. Ieri li faccio. Ma tu cosa vuoi parlare? Che basta che uno ti fissi per 5 secondi e tu ridi. E lui fa, non è vero. Ha iniziato a ridere. Sono avvicinata e è scappata, ha tolto lo sguardo. E abbiamo perso perché stavamo facendo un tuffo in piscina, una posa particolare, e lui è sprofondato. È vero, anche lì ci devi contenere. Abbiamo finito domande, quindi ognuno di noi potrà fare una domanda a Peo. Ah, ok. Sei mangiato anche l'arancia? Sì. Ma che poi è arancio o arancia? Arancio, mandarancia. No, è arancia. Arancia. Io volevo chiederti cosa ne pensi dei kiwi. I kiwi sono il top. Bravo. Il frutto migliore perché sono un misto tra estremamente dolce, anche un po' sprini, c'è un po' di amaro che un pochino stuzzica, no? Il sapore, il palato. Quindi si può dire che sono al primo posto tra i frutti in generale. E al primo? Al super d'accordo. Se, no. Super sopra, d'accordo. Appena appena sopra il cocomero. Super d'accordo. Ho una domanda importante. Sì. È come svilupperai il tuo canale dopo che hai fatto 100.000 iscritti? Bambini. Ci saranno novità? Bella domanda. Bambini. No, allora, sì, ci saranno novità nel senso che... Lagga un po', raga. Prima di tutti, prima di tutto, la qualità. Hashtag. Non ci sarà mai un video a tirar via. Non ci sarà la qualità. Non ci sarà mai un video a tirar via, eccetto questo. Ok. È l'ultimo. È l'ultimo. È l'ultimo. Promesso. Scordate. Ok, e? Sono aperto suggerimenti. Ok, quali sì. Suggerimenti? Del tutti, di tutti i tipi. Di tutti i tipi. Ok, comunque ci saranno altri aperitivi. Aperitivi, sicuro. Esatto. Scrivete qui sotto la domanda per le domande per i prossimi aperitivi e è importante sceglierete voi dove noi voi. Oppure lui farà questi aperitivi. No, no, noi adesso vi prendete l'impegno. Ah, è una roba di gruppo. Ah, è una roba di okay, gruppo. Ok, quindi nuovi aperitivi. Scrivete il luogo dove volete che li facciamo e le domande da fare. Aia. Un luogo generico, tipo in piscina, in banca. Spiaggia, in banca. Noi abbiamo da fare il fucking banca. È vero. Detto questo, l'altro è tua. Bambini. Bambini. Fate bambini. I bravi. Fate i bravi. I buoni. Andate a scuola. È veloce che mi scappa la cacca, devo andare in camera. Rifate il letto, apparecchiate la tavola. Bravo! Sabri vi manda un bacio. Non fumate, non bevete. Sabri vi manda un bacio. Peo vi manda un bacio. E noi ci si becca con la prossima moribangiata. Moribangia! Ciao bambini, addio. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa.